Hanno chiesto di patteggiare la pena a 3 dei 19 imputati arrestati nell'inchiesta Out-Out dei carabinieri. Si tratta dei licatesi Ottavio Vincenzo ed Angelo Amato, assistiti dall'avvocato Limuti. Altri due imputati hanno optato per il rito abbreviato, sono Angelo Passaro ed Orazio Candiano. Intanto sia l'avvocato Giuseppe Peritore di Ricata, che ha denunciato minacce e ricatti, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Agrigentini si sono costituiti parte civile. Il legale ricatese sarà assistito dall'avvocato Girolamo Cannella, mentre il Consiglio forense sarà rappresentato dall'avvocato Ignazio Valenza. Ieri si è svolta l'udienza preliminare del processo davanti al giudice Alessandra Vella. Anche un'associazione ambientalista ha chiesto di costituirsi parte civile perché, secondo le accuse, gli imputati si sarebbero esercitati con le pistole sparando addosso ai cani, ma il giudice non ha ammesso la costituzione di parte civile. L'inchiesta, denominata Out-Out, riguarda una lunga serie di attentati intimidatori perpetrati tra il 2010 e l'inizio del 2011 ed anni di avvocati di Ricata, diversi dei quali molto noti nella città. Le vittime venivano intimidite con attentati incendiari, ma anche attraverso il recapito di lettere anonime contenenti minacce di morte. Atti intimidatori collegati all'attività professionale delle vittime. Secondo le indagini dei carabinieri, il gruppo criminale poteva contare anche su armi e munizioni. Per addestrarsi e provare le armi, gli arrestati facevano fuoco contro i cartelli stradali. Infatti è stata trovata diversa segnaletica stradale crivellata di colpi d'arma da fuoco. Dalle indagini è emersa in particolare la responsabilità degli indagati, Angelo Consagra, nonché dei componenti della famiglia Amato, Ottavio Amato, padre, Vincenzo e Angelo Amato, figli, Angelo Antona, Angelo Massaro ed altri soggetti tuttora rimasti ignoti, soggetti i quali avevano una costante detenzione di numerose armi da fuoco di rilevante potenza, le quali venivano persino utilizzate in pieno giorno nel territorio del comune di Ricata.